Bene, bene, ragazzi, avete visto che crasta degli allenatori vimmo, abbiamo, ah, ci vergogniamo, fate faccia. Questo qua è l'entusiasmo di un allenatore che non ci capisce un cazzo. Questo è la faccia di un allenatore che non si capisce un cazzo. Già che ha, come tutti che ho sentito, ovviamente, si sa, ha solo culo. Prima avevamo Kulovic. Vabbè, Mandzukic, Kulovic, va bene. Adesso abbiamo questo è l'obiettivo che abbiamo in stagione per vincere le partite a culo. Ragazzi, se vergogniamo di avere un allenatore così. Ci vergogniamo di avere un allenatore così. Proprio. Non ha l'incipit di creare una squadra, di avere un obiettivo. Ma allegri, allegri. Fino adesso che è alla Juventus. Ma di obiettivi, cosa ha ottenuto? Ha ottenuto solo culo per poter vincere non lo so, con occasioni occasionali, perché la Juventus ha avuto occasioni occasionali, non ha avuto occasioni vincenti, occasioni di poter dire che la Juventus ha creato gioco, ha creato uno schema, ha creato una mentalità, ha fatto intendere di voler creare un progetto. Un qualcosa, ma noi con questo allenatore qua ci prende in giro e ci illude che quello che sta facendo adesso alla Juventus va bene per lui, ma per noi è una vergogna avere un allenatore che non riconosce di avere una squadra con non gioco, con, non so, con entusiasmo. Abbiamo preso Vlahovic, però è l'unico che risolve le partite, ma non te, ma non tu che crei una squadra messa in campo con una voglia di dimostrare che hai una squadra con un obiettivo di vincere un qualcosa, di intraprendere un progetto. Non lo so, ragazzi, io sinceramente non ho neanche vista la partita, perché mi viene solo schifo a vedere una Juve lenta, lenta, macchinosa. Giochiamo in difesa, attacchiamo poco, contropiedi zero. Giochiamo così, tic-tac, tic-tac, giochiamo in difesa.
sì, la Fiorentina ha fatto gioco. No, noi con questo allenatore qua vinciamo non perché è un bravo allenatore. Non è un bravo allenatore. Perché un bravo allenatore, un bravo allenatore si convince di avere un obiettivo e la bravura di mettere almeno un qualcosa in campo, un atteggiamento, una voglia, una grinta, un qualcosa. Ma questo allenatore qua, no. Dove vogliamo andare? Dove vogliamo andare? Io sinceramente, lui sta a sprazzi la partita perché non. Mi viene il vomito, mi viene la voglia di non tifare questa squadra qua. Ma non è per la Juventus, è per lui. È per lui, non è per la Juventus, è per lui. Anzi, io non lo so, tutti quelli che stimano Allegri, che non hanno capito che la Juventus è in rovina, psicologica e mentale. Per colpa, perché non abbiamo un allenatore con un gioco, con qualcosa. E questo è molto triste per noi tifosi che seguiamo la Juve. E è inutile che seguiamo anche le conferenze stampa per dire cosa, per sentire cose, le solite cose. Una Juve in corsa per lo scudetto. Abbiamo una squadra competitiva. Abbiamo grosse possibilità di fare vittorie. Ragazzi, è solo una perdita di tempo a vedere una partita della Juve con questo allenatore. Ma non è colpa dei giocatori. È colpa di un allenatore che non riesce ad avere un incipit di mentalità e di gioco nuovo e di voglia di vincere. Abbiamo preso Vlahovic, però vinciamo perché abbiamo un attaccante che vede la porta, vuole segnare, vuole proporsi, si inventa delle giocate, però diciamo svaluta anche Lauritsen, a mio modo di vedere, perché non so più neanche cosa fare con questa squadra. Lui questo qua di dietro, ragazzi, È brutto a dirlo, però questa Juve non mi piace più. Non godo più a vederla. Mi rattristisce. È una cosa vergognosa, perché la vittoria di ieri non è una vittoria. Non è una vittoria.
È una sconfitta per lui. Ma lui è compiaciuto. È una sconfitta per lui. Non una vittoria per lui. La vittoria per lui è di essere contento di vincere a culo, come si dice, di compiacersi giocando di merda. E questo è lui. E questo è lui. Signori, questo è lui. Però per noi tifosi ci incazziamo, ci roviniamo la goduria di questa Juve, ci roviniamo l'autostima che abbiamo per la Juve, non per lui, perché per lui non... In realtà, per lui può essere bravo, però si compiace da solo, però non riesce a dare animo a questa Juve. Lui. E questo qua è brutto come approccio a vedere riprendere questo allenatore qua facendo un gioco vecchio e non aggiornarsi a vedere le altre squadre come giocano, perché lui ha una sua base di gioco molto semplice, però si vede che non è efficace perché ha il suo scopo è solo di vedere una Juve sterile, una Juve senza gioco, senza gioco, però si compiace da solo, vincendo a culo, e non lo so perché ogni volta che lo sentiamo urlare in campo, ma cosa è urlare? Cosa vuoi? Cosa vuoi entrare? Cosa vuoi farci capire? Cosa vuoi farci capire? Che sei un bravo allenatore? Che sei... Non so. Che vuoi avere grinta? Vuoi sentire che hai grinta? Allora fai... Mi viene da piangere questo allenatore. Mi viene da piangere. Anzi, noi non abbiamo vinto. Noi, come tifosi che guardiamo alla Juve, noi non siamo contenti per la vittoria. Perché questa qua è una sconfitta. È una sconfitta di mentalità e di non gioco. Ma per colpa sua. E lui si compiace. Lui si compiace perché noi gli regaliamo i gol. Anzi, ci regalano i gol. Perché noi non proponiamo gioco. Perfetto. Ragazzi, è che dire. Facciamo schifo, a prescindere, con questo pseudo allenatore. Guarda. Questa è la sua gioia di essere allenamento, ma non di avere grinta, voglia, di vittoria. Di avere un po' più di combattimento, di no, lui calma, tanto il risultato lo,
lo porti a casa lo stesso, con il culo, ma lo porti a casa lo stesso. Quindi, io ragazzi, siamo ossessionati di non vedere, di bestemmare, di partire, di non avere un incipit di dire sempre le stesse cose ogni post partita. Perché non abbiamo argomenti nuovi, argomenti da proporre, è sempre il solito gioco di merda. Ragazzi, questo è. E noi bisogna che ce lo teniamo. Purtroppo, ragazzi, con questo gioco che abbiamo, in Champions andiamo a vincere dove in Champions? Dove che ogni partita mi pare che giochiamo nel campetto della parrocchia. Con questo allenatore, ragazzi, non vi chiedo neanche, posso anche chiedervi un'iscrizione al canale, anche se, ragazzi, sto portando migliori diversi di gameplay, non lo so per chi piace, ma penso che continuerò la storia del gameplay, visto che sto continuando, ma comunque parlerò sempre di Cagliari, parlerò sempre di Juve, però come ho detto porterò anche qualcosa di diverso, va bene? Oh, se vi piace l'idea, io la porto dopo, ragazzi. io butto l'amo e dopo, se qualcuno vuole iscriversi anche per vedere un qualcosa di opzionale, sempre di parlare di Juve, tanto ragazzi si parla sempre delle stesse cose, di questo qua si parla sempre, di questo qua e basta. Ragazzi, io questo video chiudo, se volete iscrivervi al canale, condividete e noi ci sentiamo alla prossima. Va bene, ragazzi? Ma con questo allenatore qua non andiamo da nessuna parte. Va bene? Noi lo diciamo. Io lo dico, ma tutti lo pensano. Ormai è risaputo, però tutti lo pensano. Non sono io il primo a dirlo. Ciao, ragazzi!